Ma voi lo sapete o non lo sapete cos'è il caffè di Sipario? Ve lo dico subito. È un programma dove intervistiamo ospiti alla terrazza del piazzale Michelangelo, sempre virtualmente, ma questi ospiti sono fiorentini. Vabbè, detto questo, cominciamo a presentarci. Io sono Gabriele Costanza, già chi mi conosce in tutta Firenze. Io sono Niccolò Benvenuti, o per chi mi conosce o per chi non mi conosce. Niccolò, abbiamo un ospite musicale oggi che ha portato tutti questi strumenti musicali. Vuoi Davvero? dirmi come si chiama, per favore? Certo, abbiamo l'onore di presentarvi il maestro Giuseppe Lanzetta. Ciao, Benvenuto. Salve grazie. Giuseppe, Ciao, benvenuto ospite grazie. musicale. Ci abbiamo delle regole musicali per te. La prima è di darci del tu e la seconda è dire sempre la verità. Lo giuro. Devi essere pronto alle domande, ok? Si può Perfetto, partire? sì. Quando hai cominciato a fare il direttore d'orchestra? 33 anni fa, quasi 34. Così per sbaglio, perché io volevo fare il pianista, invece c'era bisogno di un direttore d'orchestra. Io all'epoca dirigevo il coro e il mio maestro, il maestro Varotti, disse: ma abbiamo lui non c'è, quell'altro non c'è, c'è lui, che ero io, che però dirige il coro, chissà se è in grado di dirigere l'orchestra. E queste signore, me ne ricordo due signore, una si chiamava Eugenia Cardano e l'altra Chiaruggi della Riva, che dovevano eseguire lo Stabat Mater di Pergolesi, che poi è stato il mio primo pezzo della mia carriera, disse: ma proviamo questo ragazzo. E allora così mi trovai davanti a un'orchestra che dovevo lavorare. Io non sapevo neanche quale fosse il mio ruolo, e piano piano ho dovuto imparare. E appunto, a proposito, abbiamo letto che ti sei diplomato in musica corale, direzione di coro e polifonia vocale. E quindi, cioè, questo vuol dire che suoni e canti contemporaneamente? No, allora, queste sono delle discipline, poi sono diplomato in strumentazione per bando, in composizione, in tante altre discipline. Polifonia vocale sacra e musica corale direzione di coro è il diploma che si fa quando uno studia composizione, ho studiato anche composizione. Cioè sono direttore di coro e direttore anche di banda, sono anche diploma di strumentazione per Anche. banda. Sono dei corsi dove ci sono come si dice? Degli esami affini, no? E questo ti dà il titolo del mestiere. Poi dopo, alla fine, il titolo non basta, ci vuole qualcuno poi inizia a fare la carriera, perché tutti possono essere musicisti, però nessuno suona, quindi ecco. Gabri. Abbiamo visto su internet che hai avuto dei grandissimi maestri per i vari studi che tu hai fatto di musica e composizione, Sì. ma qual è quello che ti è rimasto più a cuore? Dunque, io beh, ho studiato al Conservatorio Cherubini di Firenze perché sono venuto a Firenze dopo 12 anni, frequentavo la seconda media. E perché? E perché la mia famiglia si è trasferita per motivi di lavoro qui a Firenze, in particolare mio padre, che aveva un lavoro molto umile, non era nulla di particolare, quindi noi eravamo all'epoca quattro figli e poi un quinto è nato a Firenze, avevamo cinque maschi. E praticamente la domanda, scusa, era questa Questa qui, quella che ti è rimasto più a dei cuore. maestri, dei miei insegnanti, perché Sì, ho per i avuto vari modo poi di studi. lavorare con grandissimi musici. E come si fa? Non posso dire uno Tanti, sì o uno no, immagino, eh. come si fa? Possiamo ricordare magari quelli che non ci sono più, così non si offendono gli altri. Se mentre ti No, guardano. nel senso io ho avuto la fortuna di conoscere Sergei Scholti, che è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra a livello di Toscanini, De Sabata, eccetera, eccetera. Io sono stato suo assistente per 2 anni. E ho Sta un imparato, onore, non mi ha insegnato nulla. Cioè nulla. Oh. quello che ho imparato da solo, guardando quello che faceva, perché ogni volta gli chiedevo qualcosa mi diceva, dice, adesso no, c'ho da studiare. Studiava sempre, io non lo so se era vero. Però mi ricordo questo evento, la prima volta che io lo conobbi al mare, perché ero un amico comune, c'erano tanti grandi signori, addirittura c'era una spiaggia dove andava al mare Italo Calvino, stavano lì, e altre persone di Firenze, anche molto noti, famiglia Ferragamo, Antinori, insomma. E io ero un povero, poveretto, un giovane musicista, che una signora mi aveva portato lì a questo posto perché, non so, dovevamo forse fare uno spettacolo, bene, non mi ricordo.
e dice: ti presenti il maestro Sergio Ruscioltti? Allora lì con la moglie e la figlia. E io dissi quello che facevo, dice: maestro, sarebbe un sogno poter seguire i corsi con lei. Dice: io non faccio corsi, però se vuole, cioè lei mi dà del lei, avevo 20 anni, 24, 5 anni. E dice: se vuole ci vediamo il mese prossimo a Francoforte. E a Francoforte mi ricordo presi il treno perché non avevo soldi per l'aereo e quindi presi il treno, viaggiai 15 ore. E mi disse: quando sarai davanti all'Alter Opera House, quando passo, mi dici: io sono l'amico di, ora non dico per riservatezza il nome di questa persona, ma sono l'amico della famiglia Tot. E io dissi: allora, c'erano tutte le persone giovani, sì, lì che aspettavano il suo maestro. Quando arrivò, dice: maestro, sono l'amico della famiglia. E lui mi prese sotto braccio, vieni con me, e mi portò dentro. E tutti quegli altri guardavano e dice: ma chi è questo qui? Non si è mai visto prima, eh? Tutti invidiosi, perché giustamente. No, per forza. E mi disse: se vuoi puoi aiutarmi. E mi ricordo c'era London Symphony Orchestra che suonava la Dannazione di Faust di Berlioz, con l'orchestra, un capolavoro. E io mi mettevo lì a dire: fammi sentire, vai a sentire Daphne. E un giorno mi fece anche dire, mi fece provare l'introduzione per rendersi conto, insomma, sei tempi. Se te la cavavi o no? No, più altro perché vedere lui aveva bisogno di sentire l'acustica, dice: vieni, Giuseppe, mi chiamo Giuseppe, era inglese, non pronunciava bene, no? Molti chiamano Giuseppe, in America Giuseppe dice Giuseppe. Sì. Abbiamo visto sempre su internet che hai viaggiato molto per lavoro, cioè, in tutto il mondo. Ma voi mi osservate praticamente? No, noi sì, guarda, se guardavo solo su internet. No, meno male. Tranquillo. Oggi internet è la curata di tutti e non si può neanche dire una bugia perché ci si va tutti i giorni su internet. Bravi. E allora? No, ti stavo dicendo, qual è l'orchestra più bella e emozionante che hai diretto? In quale città? Allora, ho avuto la fortuna di dirigere grandi orchestre, in particolar modo a Berlino, sia la Berliner Sinfonica che la Berliner Philharmonic. Anzi, la Berliner Philharmonic l'ho diretta qui proprio a Firenze, Berliner Philharmonic Chamber Orchestra, abbiamo anche dei video, dove praticamente al Bargello, pensate. Quindi queste sono le più piacevoli. E recentemente sono stato nominato direttore ospite principale alla Carnegie Hall a New York, dove è una fucina di grandi orchestre che vengono ospitate lì per 3 anni, non so come è arrivata questa cosa. Sono andato 2 volte a dirigere New York e poi mi hanno invitato come direttore. Quindi ogni anno vado a fare quattro produzioni per 3 anni però. E ultimo l'ho fatta il 7 di aprile scorso. Ora ti chiedo questo, che rapporto c'è tra il direttore d'orchestra e i musicisti? Allora, il mio rapporto solitamente un rapporto tra il musicista in genere e il direttore, non ho capito. Nella mia orchestra? Sì, che sei tu. Esatto, il direttore d'orchestra è colui che dispone e propone, no? Quindi per fare un buon lavoro ci vuole sicuramente un certo affiatamento e secondo me una certa umiltà, sia nei confronti di quello che si fa, sia nei confronti di chi ti aiuta a realizzare quello che stai realizzando. Perché non è che si può dire io ho la bacchetta in mano, ma che stavi muovendola, non succede nulla, vedete, non suona nulla. Però se ci fossero persone che stessero a suonare per me, io sarei una persona inutile. Pensa un po'. No, magari non tutti dicono queste parole. Però insomma ma è il tuo lavoro fare il direttore d'orchestra. Certamente, e poi insegno anche a Santa Cecilia, tutti i giorni voglio imparare a dirigere e a suonare in orchestra. Ma sì, il rapporto deve essere sicuramente un rapporto di collaborazione, un rapporto simpatico, un rapporto anche di amicizia, volendo, senza imporsi, senza nulla, perché l'orchestra è la migliore o peggiore critica che puoi ottenere, nel senso dopo 5 minuti l'orchestra ti dice se tu sei capace oppure no, ed è molto semplice notare questo. Se quando dirigi l'orchestrale chiacchierano vuol dire che non interessi, se stanno zitti vuol dire che sei un direttore interessante. È come un insegnante che fa una lezione a scuola, se è noiosa
praticamente. Non si addormenta. Tutto chiaro, no, chiacchio, non lo fai chiacchio. Sì, se invece, invece sono tutti zitti, attenti, no? Mm. E prova a distrarti quando, per esempio, Dante Benigni recita Dante. Come si fa? Un po' sì. Prende. E dopo un po', ho visto. Ma insomma, bisogna sapere fare la cosa. Dimmi. Adesso c'ho una mia curiosità. Ecco. Perché il direttore d'orchestra c'ha sempre la bacchetta a mano? Ecco, la bacchetta non è altro che un prolungamento del gesto, vedete, del braccio. Quindi per essere evidenti in un'orchestra sinfonica non solo c'è la bacchetta che prolunga il braccio, vedete, può essere un colore chiaro, ma è sopraelevato rispetto agli altri perché deve essere visibile. E il concerto che noi vediamo, il direttore vediamo alla fine del concerto, lì è il lavoro finale. All'atere, prima di arrivare a questo momento, c'è la prova, quindi la messa insieme di tutti i vari gruppi, varie cose, spiegazioni, eccetera, eccetera. E si può anche dirigere senza o no? Senza la bacchetta? Sì, i piccoli organici sì. Sì, eh? La musica contemporanea anche. Ci sono anche grandi direttori che dirigono senza bacchetta. Poi è diventato... Prima, sapete, che la bacchetta era un bastone. Grosso, boom, boom, che si batteva a tempo come se fosse un timpano. Poi è una cosa vera, eh? Poi questo direttore, che si chiamava direttore, ma Kapellmeister, si tirò sto coso di ferro sopra il piede andò in cancrena, e allora si dovette trovare un altro sistema. Ora dal ferro siamo passati alla fibra di vetro, però le bacchette sono anche di legno, sono legno colorato, no? Qui ci sono raccolte bacchette spezzate durante l'attività, si aprono anche più. Perché bacchette spezzate? Anche sono rotte, sono di legno, ogni tanto boh, basta, boh, si scassa. Smettiamola di prendere cose e si rompono. E ho capito, ma il legno si rompe, nemmeno, poi ci sono, ora se fibra di vetro, vedete, si scaldano, vedi, si spezzano in due. Vetro? Si rompe, fibra di vetro. Vedi. Sì, ma non sono di metallo. Pericolose, pericolose anche, perché se ti vanno negli occhi ti c'è. Se, tornando a parlare di musica, no? Sì. Nella musica classica ci sono la musica lirica, la musica sinfonica e quella da camera. Sì. Che differenza c'è tra questi tre tipi di musica? Allora, la musica lirica c'è il sostegno dell'orchestra con le voci, le soprano, voci, tenore, baritono, basso, mezzo soprano. Senti là. E sono varie voci, no? E anche voci bianche, sono i bambini, no? Diciamo tre voci maschili e tre voci femminili, tenore, baritono e bassi, soprano, mezzo soprano e contralti. Esatto. Ho iniziato dal più acuto al più grave, no? Poi la musica sinfonica è un appannaggio del 1800, cioè da quando gli strumenti si aumentarono di quantità, di qualità e di varietà, cioè l'arte, allora si fa, e la musica sinfonica è dedicata a un complesso molto grande, complesso che va dai 50 ai 100 elementi. Addirittura c'è una sinfonia di Mahler, c'è una sinfonia dei mille, perché deve essere eseguita da mille persone, quindi quasi impossibile. La musica da camera, invece, è una musica che si fa con un gruppo ristretto, che può essere da un duo fino a un'orchestra classica di 25 elementi. Si chiama così perché solitamente, prima che non c'erano i teatri, la musica era appannaggio soltanto dei ricchi, di pochissime persone, e veniva eseguita giustamente in questi grandi palazzi. C'è una grande camera dove c'era il posto per l'orchestra. La camera indicare un gruppo più piccolo. E quindi... Ma però grandi compositori, anche sinfonici, Tchaikovsky, romantici, no? Hanno scritto per complessi piccoli da camera. Quindi la musica da camera, anche Shostakovich, per esempio, il compositore del Novecento, o Stravinsky, scrive musica per pochi elementi, no? Ma il pubblico che ascolta questi tre tipi di musica è lo stesso o cambia? No, sai, è come dire, si mangia la pasta asciutta oppure la pasta al forno, insomma. Cioè, lasagne. I fautori, a quest'ora, no? I fautori, cioè coloro che seguono la voce. Cioè, ci sono i fanatici magari della lirica, quelli che fanno il loggione, che urlano quando non gli piace, oppure che determinano la bravura o meno di un cantante. Però io penso che va a sentire l'opera lirica, va a sentire anche un concerto sinfonico, cioè chi ha l'abbonamento al Maggio musicale, per esempio, va a sentire l'opera e poi va a sentire anche il concerto sinfonico, il concerto da camera. Il gusto, insomma, è quello lì. Ma
anche se non, poi magari il sabato alla discoteca, che poi mi piace, a me non vado più, quando ero più giovane, ma. Però se devo sentire quando mi accompagno i miei figli a scuola, eccetera, eccetera, se è una radio, una musica un po' pesante, piace anche a me ascoltarla, no? Sì. E dove fate generalmente i vostri concerti? Allora, abbiamo la fortuna appunto di vivere a Firenze, quindi come dicevo, che tramite il Ministero abbiamo anche avuto la possibilità di entrare in questi grandi musei, quindi in Orsan Michele, che non è la chiesa, nella chiesa facciamo solo musica sacra, piano superiore, sono 3 anni che è stata resa agibile alla città, quindi uno spazio naturale bellissimo, in estate al Museo del Bargello e poi nell'auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, che è praticamente diciamo un auditorium centrale, l'ex chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio. Ecco la nostra Franceschina, ci porta sempre il caffè, che sapesse lei. E quindi praticamente sono questi luoghi qua. E poi dove capita, insomma, abbiamo fatto anche tanti concerti all'aperto. Io faccio il concerto di Capodanno in Piazza Signoria tutti gli anni, ormai sono 18 anni. Abbiamo fatto dei grandi spettacoli in Piazza Santa Croce, in Piazza Pitti, insomma, nel parco naturale che Firenze ha. C'è tutto. Sai, è arrivato il caffè, Giuseppe? Prima prenderlo ora, prima che si raffredda. No, significa che dobbiamo chiudere questa puntata, ma abbiamo ancora un altro minutino per l'ultima domanda, ma, se non ti dispiace. No, assolutamente. Allora, che consigli daresti ad un giovane che vuole fare il musicista e che vuole fare il direttore d'orchestra? Di mangiare, come ho fatto io, pane e cipolla e andare in giro presso a qualcuno a farsi vedere, a imparare, a scoprire il segreto del mestiere, perché questo mestiere si impara facendolo, non si impara né sui libri, ma si impara facendolo. Sicuramente. Il mestiere si ruba con gli occhi? Anche, e con le orecchie. Sicuramente ora sono un mediocre direttore io, ma 30 anni fa ero molto peggio. Chissà, forse fra 10 anni sarò un po' più bravo, perché come disse il vecchio, aveva 99 anni e voleva campare ancora un giorno per imparare qualcosa in più. In questo mestiere non si impara mai, non si finisce mai di imparare. Come tutte le cose però nella vita. I giovani oggi hanno tante possibilità, sono tanti conservatori, sono tante possibilità. Soltanto che coloro che dovrebbero sostenere questa attività musicale, attività culturale in genere, dovrebbero essere un poco più bravi, un poco più. Invece purtroppo le prime risorse che terminano, finiscono, sono sempre a discapito della cultura e quindi della musica. E questo ormai, avete sentito mai dire che sono finiti i soldi, che c'è crisi? No. Avete sentito. La crisi non finirà mai. Speriamo di sì, Gabri, non finirà mai. È una cosa passeggera, perché no, davvero. D'ora in poi sarà difficile comunicare. Certo. E la musica è un mezzo mondiale di comunicazione. Io quando muovo le mani in Giappone, in Cina, a New York, tutti quanti rispondono allo stesso modo. Sì. Quindi questo linguaggio, che poi l'Italia è la patria della musica, la musica è nata in Italia così come è nata l'opera lirica, dobbiamo cercare di sostenere le nostre cose buone, così come è nata la pittura, l'architettura, siamo famosi in tutto il mondo e ora siamo famosi anche perché abbiamo una crisi terribile che ci mangia. Ma l'importante è sempre imparare. Certo. Ma anche inventare? L'invenzione è tipica dell'uomo, anzi, dove c'è povertà c'è più invenzione. Bene, adesso che si fa, Nico? Salutiamo tutti? Direi di sì, io mando un bacio. Salutiamo il nostro ospite musicale Giuseppe Lanzetta, che ha detto tutta la storia musicale e gli abbiamo fatto le domande musicali. Ma ricordatevi che gli intervistatori musicali sono Gabriele Ostanza e Niccolò Benvenuti, non solo musicali ma anche altro tipo. Mi raccomando però, divertitevi sempre con la musica e per tutta la vita, divertitevi, scatenate, ballate e via dicendo, vi assicuro che vi divertirete. Ciao, a presto, arrivederci. Arrivederci.